prima Sì. l'apertura del dottore, facciamo prima l'apertura del Ok, consiglio, va bene. e poi fa l'appello. Ok. Presidente, tutto Va suo. bene, benvenuti a tutti i consiglieri collegati online e a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta streaming. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e chiedo al segretario di fare l'appello. Perfetto. Cassani. Presente. De Molli. Presente. Garzogno assente, giustificato. Giusto? Esatto. Presidente, conferma? Valsecchi. Presente. Battaglia. Presente. Perazzolo. Perazzolo. Giuseppe deve aprire il microfono. Presente. Perfetto. Cliccavo dalla parte sbagliata. Caiano. Caiano Ruben. Ruben, il microfono. Presente. Scanelli. Presente. Piccinelli. Presente. Grasso. Presente. Scandolara. Presente. Boffi. Presente. Novarina. Presente. Novarina, forse è meglio se alza il volume perché la sento male. Forse al volume. Così mi sente? Perfettamente. Ok, perfetto. Chiedo scusa anche per un problema di registrazione, scusi dottore, per un problema di registrazione, raccomando quando si parla, se è possibile, di avvicinarsi al microfono per chi non ha le cuffie o di alzare il volume delle cuffie, perché c'è una differenza molto forte tra chi non parla normalmente e chi invece è lontano. Dodici presenti e un assente. L'assessore esterno, dottore. Ah, perdono, scusate tutti, chiedo scusa all'assessore Tomasini. È presente l'assessore esterno Tomasini. Buonasera, presente. Perfetto. Perfetto, possiamo passare alla discussione. A questo punto possiamo passare alla discussione dei vari punti dell'ordine del giorno. In apertura, anche se non è segnato nell'elenco, l'assessore Tomasini, nello spazio per le comunicazioni, come già anticipato, relazionerà brevemente sul tema ferrovia. Prego, assessore. Grazie, signor Sindaco. Allora, relaziono al Consiglio Comunale in virtù di due situazioni che si sono susseguite recentemente, cioè la convocazione della Commissione Malpensa, propedeutica alla prossima conferenza di servizi che si terrà presso il Ministero, il MIT, in virtù della convocazione per quanto riguarda la conformità urbanistica delle aree demaniali. Questa è una riapertura di una conferenza dei servizi già svolta, con la quale il parere negativo del Comune di Casorate era stato, diciamo, portatore, appunto, il Comune di Casorate portatore di parere negativo, e la conferenza dei servizi era stata giudicata con decreto dirigenziale, quindi di un dirigente del MIT, negativa, quindi inficiando la procedura per la progettazione e il successivo sviluppo esecutivo del progetto che collega il Terminal 2 alla linea Gallarate per quanto riguarda la linea ferroviaria, di cui il comune di Casorate sarà diciamo, interessato in quanto il 90% del tracciato di questa linea ferroviaria passa sul nostro comune. A seguito della conferenza della commissione che si è svolta, sono emersi due o tre temi rilevanti che
che ho portato all'attenzione dei nostri consulenti. Quindi, in virtù di quello che ci eravamo detti in commissione, vorrei relazionare a tutti i consiglieri brevemente, fare un po' il punto della situazione su come andremo poi a sviluppare la conferenza dei servizi, quali siamo chiamati a esporre un parere scritto e poi presenziare con legale rappresentanza dell'ente per esporre un parere in sede di potenziale votazione in virtù degli atti che saranno presentati in questa conferenza. Ripeto, è una conferenza molto tecnica, come ho già detto in commissione, riguarda la conformità urbanistica delle aree demaniali. Il fatto che sia una conferenza molto tecnica era uno dei motivi per cui ENAC e Regione Lombardia hanno fatto ricorso al parere del Comune di Casorate Sempione, giudicandolo troppo generico, e quindi, in virtù di alcune delle loro motivazioni, la conferenza è stata riaperta. In sede di commissione consiliare, in sede di commissione mista che si è svolta qualche giorno fa, sono emerse due o tre spunti interessanti. Allora, il primo spunto è stato giustamente quello di chiedere al Comune di Casorate di relazionarsi con gli altri enti coinvolti per, come dire, spingerli a presentare un'istanza, un proprio parere. Allora, ovviamente non ci sostituiamo alla volontà politica delle altre amministrazioni, però è stato corretto un cordiale rapporto con i comuni di Cardano e di Casorate, con la quale ci siamo interfacciati, e loro hanno detto che sicuramente la tematica è molto sentita e provvederanno a portare avanti una loro linea. Altro non mi sento di dire nei confronti delle altre amministrazioni, però il passaggio informale di contattare gli altri amministratori, come è stato richiesto dai commissari, è stato fatto e con risposta sembrerebbe positiva. Per quanto riguarda gli spunti che sono emersi, allora, sono delle situazioni molto tecniche, però in sostanza la conferenza dei servizi che sarà convocata presso il Ministero dovrà emettere un parere procedurale. Questo parere secondo i commissari, in contrasto col parere già emesso col parere già prodotto nella conferenza dei servizi PAUR di Regione Lombardia, con il quale si recepiva già nella sede di PAUR l'intesa Stato-Regioni. Invece, con la convocazione di questa successiva conferenza dei servizi, sembra che l'intesa Stato-Regioni non venga assorbita, perché viene appunto richiesta in questa nuova conferenza dei servizi. Quindi questo è sicuramente un tema molto tecnico che però abbiamo portato all'attenzione dei nostri consulenti. Effettivamente, dal punto di vista legale, è stata riscontrata questa incongruenza e ci è stato detto che più che tematica da conferenza dei servizi sulle aree demaniali, è tematica, diciamo, di ricorso al TAR, quale noi abbiamo già presentato ricorso. Quindi sarà corretto riformulare questa istanza nella prossima conferenza dei servizi, perché richiamerà tutto un procedimento, ma tecnicamente è tematica molto più forte da agganciare allo sviluppo giuridico del TAR. E questa è una prima osservazione che era stata portata avanti dai commissari. La seconda osservazione è stata la richiesta di sospensione della procedura per attendere il pronunciamento del TAR. Allora, anche su questo ci siamo confrontati dal punto di vista legale. Ne è uscito questo ragionamento. Allora, già il Parco del Ticino aveva chiesto una sospensiva in virtù delle aree cui era soggetto d'esproprio. Il TAR ha detto, sintetizzo in soldoni, la tematica è sicuramente di forte interesse, ma la sospensiva non la concediamo, però convochiamo il prima possibile l'udienza al TAR per sviscerare se la procedura è corretta o meno. Quindi, in virtù di questa linea che era già stata tenuta,
viene quasi superfluo portare avanti questa nuova richiesta, anche perché arriverà prima l'udienza, qualora lo dovessimo fare adesso, arriverà prima l'udienza del TAR che tutto l'iter che porta alla prossima conferenza dei servizi e poi alla fase esecutiva nel caso dell'opera. Quindi i tempi del TAR sono talmente vicini che uno sviluppo in questa fase diventa quasi superfluo, avendolo già fatto prima il PAR del Ticino ed essendo stato superato comunque dalla convocazione della data del TAR. In questa fase è nobile come pensiero, è anche corretto, ma risulta poco produttivo, ecco. Quindi aspettiamo l'udienza del TAR, che poi, come già stato detto tante volte, sarà il vero spartiacque rispetto a questo procedimento. Infine, è stato chiesto di chiarire, se nei limiti delle nostre possibilità, riguardo al provvedimento che il MIT emetterà, qualora la conferenza dei servizi che andremo a fare sulle aree demaniali, quindi quella ministeriale, il MIT emetterà un provvedimento, come si interfaccerà questo provvedimento nei confronti del PAUR, perché in teoria, anzi in pratica, il PAUR ha acquisito tutti i pareri. Nella esposizione, nel verbale del PAUR, è risultato che tutti i pareri sono stati acquisiti, anche quello ministeriale, in virtù del fatto che il ministero era stato invitato in conferenza dei servizi regionale, non si è presentato, quindi non presentandosi risultava il suo parere, tra virgolette, favorevole, di assenso. Quindi c'è anche in questo caso l'incongruenza dovuta al fatto che il PAUR dà per assodato l'intesa Stato-Regioni e quindi il parere ministeriale, però questa convocazione ministeriale, diciamo, riapre una fase ministeriale, quindi c'è questa incongruenza. Cosa ci ha detto il legale? Ma allora, qualora dovesse passare questa conferenza dei servizi, questo provvedimento non sarà più di assorbimento del pacchetto completo del PAUR, ma sarà di diciamo sequenzialità rispetto al provvedimento, quindi provvedimento 1 PAUR, provvedimento 2 ministeriale. Questo cosa fa? Tecnicamente, dal punto di vista legale, può indebolire il provvedimento PAUR cui noi abbiamo fatto ricorso, lo rende più debole e più attaccabile. Allora, non sono un legale per dire quanto saranno forti queste tesi, però sicuramente possiamo dire che entreranno nel calderone, uso dei termini un po' semplicistici, nel calderone delle scorie prodotte dalla procedura un po', come dire, reputata non totalmente corretta, se no non avremmo fatto ricorso al TAR, e quindi si aggiunge a un tassello di procedura poco chiara. Tante piccoli tasselli di procedura poco chiara producono un insieme di incongruenze. Ecco, questo è quello che è nato dall'analisi tecnica che abbiamo fatto in questi giorni con i consulenti. Più che questa conferenza dei servizi, che è molto tecnica, ripeto, le aspettative saranno sul ricorso al TAR. Insomma, lì sarà veramente lo spartiacque del procedimento. È chiaro che è uscita, dall'analisi che è uscita, è che il PAUR allo stato attuale risulta incompleto, quindi il procedimento regionale risulta incompleto, non di assorbimento di tutti i pareri, ma di assorbimento di un parere esterno che è il MIT, quindi fondamentalmente risulta incompleto. Questo in larghe linee, spero di essere stato abbastanza chiaro, insomma, questo è il quanto porteremo settimana prossima nel nostro parere scritto, e poi ancora più fondamentale sarà la tenuta, come il sindaco e alcuni membri dei comitati hanno già visto nell'assise della conferenza dei servizi. Per adesso vi ringrazio. Grazie assessore per la comunicazione. Ci sono comunicazioni da parte della minoranza? Ok, allora nessuna comunicazione, direi che possiamo passare con la discussione dei punti all'ordine del giorno. Allora, punto 1, discussione all'ordine del giorno, è lettura ed approvazione dei verbali di deliberazione
dal numero 50 al numero 64 della seduta consigliare del giorno 29/12/2020. Dottor Micheloni, magari vuoi ricordare domani verbali. Sì. Non so se qualche consigliere ha qualcosa da aggiungere. Sì, io, se posso, vorrei fare una piccola precisazione rispetto al verbale che prendo, per esempio il 59, che però il nome per la registrazione, per favore dica il nome per la registrazione, grazie. Ah, Boffi, scusa. Volevo comunque fare un appunto rispetto al verbale 59, che dovrebbe essere poi analogo ad altri, perché consigliere Boffi, perdoni, deve dire il nome per la registrazione, consigliere Boffi. Sì, l'ha detto, no? L'ha detto. Senza parlare, no, io non l'ho sentito. Sì, va bene, prendiamo atto che l'ha detto, non l'ho sentito. Scusa. No, va bene, scusate. La questione era semplicemente relativa al fatto che, vabbè, avevamo rilevato inizialmente delle piccole mancanze, ma poi approfondendo di più la lettura del verbale mi sono accorto del fatto che vengono attribuite, cioè una frase che viene attribuita al sindaco Cassani che invece è stata detta da De Molli. Non so se è una cosa da correggere o era a pagina 14 del PDF, adesso non so cosa corrisponda nell'atto ufficiale, ma c'è una parte in cui c'è questa discrepanza, non so se è necessario correggerlo o come vogliamo. Devo verificare se è soltanto questo tipo, suggerirei di espungerlo dall'approvazione dei verbali della seduta, verifico e mi confronto con la trascrizione e con la registrazione della seduta e lo porto in registrazione in approvazione la prossima seduta, il 59. Sì, ecco, Era quello e poi altri correlati, perché avevamo fatto poi una votazione, mi sembra, congiunta di più, cioè una discussione congiunta di più punti, per cui sono dal 59 in poi, forse dal 58 in poi, per 4 punti. Se mi segnala le anomalie secondo lei, mi fa una cortesia, io verifico l'approvazione dei punti alla prossima seduta, non c'è problema. Posso eventualmente mandarle una PEC, una mail con il dettaglio della cosa? Una mail va benissimo, non c'è problema, la mandi pure in segreteria e poi me la girano. Noi verifichiamo la registrazione e se lei cortesemente mi segnala le sue osservazioni, noi le verifichiamo e la portiamo in approvazione la prossima seduta della discussione. Va bene, la ringrazio, grazie mille. Figurici, non c'è perché. Allora, questo i verbali del punto 1 li rinviamo? Beh, a questo punto direi di sì, aspettiamo la verifica comparando la registrazione, poi li riportiamo la prossima volta. Quindi il punto 1 lo rinviamo. Sì, certo. Ok. Punto 2. Allora, il secondo punto dell'ordine del giorno è lettura d'approvazione del verbale di deliberazione numero 1 della seduta consigliare del giorno 18/1/2021. Se non ci sono interventi, lo mettiamo ai voti. C'è qualcuno che non è d'accordo? Ok, quindi direi che lo possiamo dare per approvato. Favorevole unanime? Sì. Favorevole unanime, nessuno eccepisce, va bene. Punto 3. Punto numero 3, ratifica del libro di giunta comunale numero 17 dell'11 febbraio 2021 ad oggetto articolo 42,4 e articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Si tratta di una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023. De Molli, buonasera. È una variazione molto semplice, come d'uso anche per una migliore comprensione condividerò lo schermo e vi la presento direttamente come slide, quindi un secondo solo. Ok, dicevo, è una variazione che incide per
22.950 euro. Vedete tutti la slide? Sì. Ok. Sì, sì. Si vede, capo. 22.950 euro e sono in entrata due voci, sostanzialmente. Una per 15.000 euro riguarda la contabilizzazione del contributo ricevuto per l'aggiudicazione del bando europeo per il Wi-Fi, che ovviamente riscontriamo nella variazione nelle voci di spesa, è in entrambe in entrata e in spesa, di pari importo, e ovviamente per la destinazione al capitolo, voucher europeo, progetto Wi-Fi for You in entrata, intervento realizzazione progetto europeo Wi-Fi for You. L'altra voce invece riguarda in entrata 7.950 euro, è relativa alla contabilizzazione di un contributo ministeriale per l'informatizzazione, che è stato utilizzato in spesa proprio per gli adeguamenti informatici destinati a rendere l'ente più fruibile, diciamo, sotto il profilo delle normative legate alle procedure di pago PA. Quindi anche questo era un'entrata con un capitolo vincolato. In aggiunta, che portano, diciamo, a completamento di questa variazione, c'è un movimento che è semplicemente una variazione di entrata e spesa sui capitoli relativi alla cultura, con uno spostamento di risorse per 2.000 euro all'interno dei capitoli che sono correlati alla biblioteca, quindi una sistemazione portata proprio nelle voci relative alla biblioteca, nient'altro, tutto qua. Perfetto, grazie. Ci sono interventi? Direi di mettere i voti, quindi, se non ci sono interventi. Faccio l'appello così... Esatto. Allora, Cassani? Favorevole. De Molli? Favorevole. Gersonio assente. Calzecchi? Favorevole. Battaglia? Favorevole. Perazzolo? Favorevole. Tajano? Favorevole. Canelli? Favorevole. Piccinelli? Favorevole. Grasso? Astenuta. Scandolara? Astenuta. Boffi? Astenuto. E Novarina? Astenuta. Allora, 8 favorevoli, 4 astenuti. Immediatamente eseguibile, se confermate la votazione precedente. Confermiamo. Confermano tutti, senza eccezioni, immediatamente eseguibile. Perfetto. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Convenzioni relative alla gestione del servizio Informa Giovani nell'ambito del territorio della provincia di Varese, anni 2021-2022. Valsecchi. Nell'ambito dell'attivazione delle politiche giovanili, la provincia di Varese ha attivato un coordinamento Informa Giovani con i comuni per promuovere e realizzare progetti e le attività volte alla gioventù. Informa Giovani sono strumenti che aiutano i giovani a partecipare alla vita sociale, li aiutano nel processo educativo e li avvicinano alle istituzioni. Ormai, per realizzare e supportare la maggior parte dei progetti e programmi, è necessario lavorare in rete. Quindi, proprio per questo, la Regione Lombardia, ormai 10 anni fa, ha fornito delle linee guida che poi vengono tradotte dalle singole province sulla base dei vari contesti territoriali. Le province stesse garantiscono poi il raccordo tra le iniziative locali e quelle regionali, coordinando e sviluppando queste iniziative. Per poter operare in quest'ottica è stato necessario stipulare una convenzione. La convenzione che andiamo adesso a rinnovare è una convenzione che ormai ha una decina d'anni,
viene rinnovata per un biennio, quindi fino al 31 di dicembre del 2022 e non ha alcun costo per il comune. Io non ve la sto a leggere perché credo che ve l'abbiate già letta, però è una convenzione che era già in essere da più di un'amministrazione, sempre quella, ed è necessario che vada rinnovata. Grazie assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mettiamo i voti. Prego, dottor Micheloni. Scusate, avevo il microfono spento. Cassani? Favorevole. De Molli? Favorevole. Garzoni assente. Valsecchi? Favorevole. Battaglia? Favorevole. Perazzolo? Favorevole. Tajano? Favorevole. Scanelli? Favorevole. Piccinelli? Favorevole. Grasso? Favorevole. Scandolara? Favorevole. Boffi? Favorevole. Novarina? Favorevole. Unanimi favorevoli. Dobbiamo votare immediata eseguibilità? Immediatamente eseguibile, se mi confermate la votazione. Confermiamo. Confermiamo. Confermiamo, confermano tutti. Immediatamente eseguibile, idem come prima, unanimi favorevoli. Esatto. Perfetto. Punto numero 5, l'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, ex legge 160-2019. De Molli, con la premessa che essendo il punto 5 e il punto 6 argomento analogo, si tratta semplicemente di una differenziazione dei due dei regolamenti, faccio un'introduzione che vale per entrambi e poi li votiamo separatamente. Allora, con l'adozione dei regolamenti, dei due regolamenti che stiamo andando a recepire, recepiamo necessariamente entro i termini del 31 marzo che sono stabiliti per legge, la norma che è stata stabilita dall'articolo 1 della legge 160-2019, che poi è la finanziaria 2020. Il principio normativo che sta alla base di questi due regolamenti vuole semplicemente fare ordine in un ambito piuttosto differenziato di canoni, imposte comunali, anche se sono già oggi definite in regolamenti separati, ma in questo modo si va a definire in modo univoco, diciamo, le linee di principio per la loro applicazione. Inizierei innanzitutto con lo specificare che i regolamenti, come ho detto, sono due. Uno che riguarda appunto il canone per l'occupazione del suolo e per la pubblicità, declinate nel regolamento nelle varie forme e applicazioni. Il secondo specifico invece per la regolamentazione delle attività mercatali. I regolamenti sono stati adottati su testo redatto da Anutel, che è l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, ed è un ente che, oltre ad essere competente e certificato in materia, ci ha già fornito questo tipo di assistenza per altri contratti. E questi testi, tra le numerose versioni che ci sono in circolazione, ci è sembrata quella che per noi è più dettagliata e quindi abbiamo deciso di adottarla. Ovviamente abbiamo contestualizzato la bozza adattandola in realtà alla realtà di Casorate, perché abbiamo tolto ad esempio tutte quelle parti che sono relative specialmente alle forme di pubblicità e occupazione del suolo pubblico che non hanno attinenza a Casorate. Dopodiché il testo definitivo è stato sottoposto sia all'ufficio tecnico che al comando di polizia locale, che hanno
a loro volta integrato e contribuito con le loro osservazioni alla stesura definitiva. Quindi diciamo che il documento è stato anche vagliato dalle autorità competenti in materia proprio di regolamentazione degli ambiti che andiamo a toccare. L'impianto normativo, come ho detto, deriva dalla finanziaria e in particolare vanno dall'articolo, per chi volesse verificare la corrispondenza, dal comma 816 all'836 dell'articolo 1 per quanto riguarda il canone patrimoniale e dall'817 all'846 per il canone mercatale. In sostanza, che cosa regolamentano questi due, questi nuovi regolamenti, diciamo? In sostanza, il regolamento per il canone unico patrimoniale, che è quello un po' più sostanzioso, così come è anche specificato nel comma 2 dell'articolo 1 del regolamento stesso, sostituisce, accorpando e ridefinendo i perimetri di applicazione, sei differenti canoni e tributi, che sono la TOSAP, che è la tassa occupazione spazi aree pubbliche, la COSAP, che è il canone occupazione spazi aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui l'articolo 27 del codice della strada, che regolamenta la pubblicità su strade statali e autostrade. Ecco, questo regolamento va a delineare più in dettaglio rispetto a quello di cui eravamo già dotati i presupposti e i perimetri di applicazione del canone, nonché dà una precisa disciplina per quanto riguarda le attività amministrative e definisce soprattutto i soggetti preposti e quelli interessati. Va a colmare, infine, delle lacune, anche se in realtà non sono lacune, diciamo che l'argomento qui è trattato più in profondo, aspetti che nei regolamenti precedenti, che vanno ad essere sostituiti da questo regolamento, non erano integrati, come invece sono in dettaglio in questi nuovi regolamenti. Il regolamento canone mercati, che è quello che andremo ad approvare al punto 6 all'ordine del giorno, si prefigge ovviamente il medesimo scopo di riordino, diciamo, dei precedenti regolamenti e normative, anche se ovviamente presenta una casistica meno articolata e tra l'altro non rileva significative novità rispetto al vecchio regolamento che è tuttora in vigore. In linea generale è importante sottolineare come nei regolamenti non si parla di tariffe in dettaglio, non avrete trovato le tariffe qua. Questo perché le tariffe del canone, così come tutte le tariffe per i servizi comunali, sono oggetto di delibera specifica che il Consiglio approva ogni anno in occasione della presentazione del bilancio previsionale, cosa che noi abbiamo fatto entro il 31 dicembre. Principio questo che peraltro è richiamato dall'articolo 29 del regolamento del canone patrimoniale e dall'articolo 7 del regolamento canone mercati. Un altro aspetto importante, non da poco perché riguarda proprio l'impatto sul bilancio, è che andiamo ad approvare nei termini del 31 marzo un regolamento che, così come è specificato nell'articolo 71 del canone patrimoniale, è retroattivo al gennaio 2021, cioè è entrato in vigore a gennaio. È importante sottolineare come, di fatto, a salvaguardia degli equilibri delle entrate di bilancio, la norma abbia anche contestualmente introdotto, con il comma 817 della legge dalla quale deriva, dalla legge 160, il principio dell'equivalenza finanziaria, salvaguardando così di fatto le tariffe stabilite dai comuni all'atto dell'approvazione di questo regolamento. Di quei comuni che, come il nostro, hanno approvato il previsionale nei termini del 31-12 e quindi sono già dotati di tariffe autorizzate all'entrata in vigore. Poi, ovviamente, nulla è scolpito sulla pietra, se sarà ritenuto opportuno, a partire dal previsionale 2021, valuteremo se sarà il caso di variare le tariffe relative ai canoni e rivedendola all'interno di quello che è la valutazione, la proposta e l'approvazione delle tariffe che viene sottoposta al Consiglio in sede di approvazione del bilancio. Concludo brevemente con la presentazione, sottolineando che quello che è l'aspetto che più forse impatta di questi nuovi regolamenti sulla gestione dell'ente. La maggiore novità di fatto sta nel fatto che viene trasferita la procedura di incasso relativa a quei tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, cioè la ex TOSAP e COSAP, che fino ad oggi erano gestiti dagli uffici comunali, verranno appunto trasferiti, per quanto riguarda la gestione, alla San Marco S.p.A., che è l'attuale concessionaria per l'ente degli incassi pubblicitari.
Questo di fatto dovrebbe comportare una semplificazione per gli uffici comunali e dall'altra parte gli uffici comunali dovranno a loro volta svolgere tutti i compiti che la norma ridefinisce e stabilisce con maggior puntualità e competenza, in modo di garantire così da una parte l'efficacia economica del tributo, che non va assolutamente disperso o non trattato come deve, con dall'altra parte la soddisfazione di un servizio che per la cittadinanza deve essere assolutamente efficiente. Questo è tutto. Come dicevo, i regolamenti sono due che andiamo ad approvare. Io chiudo questa presentazione e passerei al voto del primo regolamento per poi eventualmente passare al secondo, o se ci sono osservazioni su entrambi potete farle, credo adesso, possiamo vederli entrambi assieme. Grazie Assessore. Ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, quindi direi che, come ha anticipato l'Assessore, possiamo votare separatamente i due punti che sono stati comunque già relazionati assieme dall'Assessore al bilancio De Molli. Quindi metterei in votazione il punto numero 5, che è il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale. Quindi favorevoli? Allora faccio l'appello così. Cassani? Sì. Favorevole. De Molli? Favorevole. D'Antonio assente. Valsecchi? Favorevole. Battaglia? Favorevole. Perazzolo? Favorevole. Caiano? Favorevole. Canelli? Favorevole. Piccinelli? Favorevole. Grasso? Favorevole. Scandolara? Favorevole. Boffi? Favorevole. Novarina? Favorevole. Favorevoli, unanimi. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Immediatamente eseguibile, se mi confermate la votazione. Confermiamo. Confermiamo. Confermano. Favorevoli, unanimi. Ok. Adesso quindi ci limitiamo a votare l'approvazione del punto numero 6, che è il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati ex legge 160/2019. Cassani? Favorevole. De Molli? Favorevole. D'Antonio assente. Valsecchi? Favorevole. Battaglia? Favorevole. Perazzolo? Favorevole. Perazzolo favorevole. Taiano? Favorevole. Scanelli? Favorevole. Scanelli favorevole. Piccinelli? Favorevole. Grasso? Favorevole. Scandolara? Favorevole. Boffi? Favorevole. Novarina? Favorevole. Favorevole. Anche per questa votiamo immediatamente eseguibile. Mi confermate la votazione? Sì, direi che confermiamo. Perfetto, allora favorevoli unanimi anche per l'immediata eseguibilità. Ok. Va bene, abbiamo esaurito la discussione dei punti all'ordine del giorno. Quindi dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Auguro a tutti una buona serata. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Buonasera. Buonasera.